Siamo qui con Alessandro D'Urso e Omid della Resurrezione. E partita che si era messa subito bene 3-0 al primo tempo. Poi hanno recuperato, hanno fatto 3 gol e poi all'ultimo minuto è arrivato il gol che vi può portare a casa questa vittoria. Sì, speriamo che non ci sia polizia fuori per la rapina che abbiamo fatto oggi su questo campo, perché comunque loro ci hanno messo in difficoltà tutta la partita, cioè è stata una guerra. Ne avevano di più di noi, ma col cuore alla fine l'abbiamo portata a casa. Ed è la seconda volta su due che venite a vederci e sbagliate il pronostico, e quindi venite più spesso a vederci e che ci porta bene. Ma come si chiama Pelà? Cavaliere Pelandrone. Cavaliere Pelandrone. Ecco, fuori casa non andate esatto, così bene come in casa, e questa è la seconda vittoria su 5 partite. Ecco, è un po' questo il vostro tallone d'Achille del campionato, diciamo. A quanto pare sì. A casa siamo una fortezza. Fuori casa soffriamo troppo, ma secondo me perché c'è il campo sintetico e noi siamo abituati al nostro campo di patate, quindi probabilmente anche quello. Poi il nostro campo è difficile proprio rispetto a questi bei campi. Esatto. Ecco, durante la partita probabilmente avete sofferto un po' il loro pressing ultra offensivo, il loro modo comunque di giocare sempre su ogni palla, tante conclusioni, il portiere è stato bravo a... Sì. Beh, il nostro portiere si esalta sempre quando ci sono queste partite combattute, molto spesso ci ha fatto portare a casa i 3 punti e poi il gol alla fine è l'apoteosi. Grazie. Ecco, obiettivi per il vostro campionato? Allora, obiettivi per il campionato è cercare di stare lì in alto. Tra 2 settimane andiamo con la Colbe, lo scontro diretto, probabilmente io non ci sarò, però la squadra si saprà far valere lo stesso. Speriamo che la Colbe perda qualche punto. Insomma, sì, speriamo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Crepi.